dai. Sì. Poco poco. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per aver accolto il nostro invito sotto questo caldo sole. Presentiamo la 66esima edizione della regata storica delle antiche repubbliche marinare, un'edizione tanto attesa. Torna ad Amalfi questo evento dopo 6 anni. L'evento si distribuisce in 3 giorni, 3, 4 e 5 giugno. Posso ridare il microfono perché non si sente bene? Spegni. Con un programma molto molto dettagliato, particolare, con delle grandi novità. Non so se annunciarne io qualcuno, lasciare la parola agli ospiti che parleranno stamattina. Da chi cominciamo? Dal sindaco Daniele Milano. Vi ringrazio per la presenza. La regata storica delle antiche repubbliche marinare è l'evento di punta per la nostra città. La attendevamo da 6 anni, abbiamo dovuto aspettare 2 anni in più del ciclo naturale a causa del biennio pandemico, e per noi è una grande occasione di rilancio e ripartenza. Penso che per questa edizione sia stata organizzata un ventaglio di eventi e di attività di assoluto spessore. Ci sono delle novità importanti, a partire da una differente distribuzione di quelli che sono gli appuntamenti tradizionali della regata, cioè l'anticipazione al giorno precedente al Palio Remiero del corteo storico delle antiche repubbliche marinare, che per la prima volta ad Amalfi non si terrà nello stesso giorno del Palio, e soprattutto abbiamo scelto di farlo sfilare al calar del sole in maniera tale da offrire alle persone che arriveranno da Amalfi lo scenario dei 4 cortei schierati uno alla volta sulla imponente scalinata monumentale della cattedrale di Sant'Andrea. Un'altra novità importantissima che si aggiunge al programma canonico è l'istituzione di una nuova gara, un palio che si terrà nella giornata di sabato per la prima volta su equipaggi misti. Per la prima volta le donne saliranno a bordo dei galeoni su una competizione della distanza di circa 1000 metri, che avrà senso e direzione opposta rispetto al palio del 5 giugno. In particolare l'arrivo è previsto da Trani e la partenza da Marmorata. L'arrivo da Trani anticiperà le attività di sabato 4 giugno con la presentazione tradizionale degli equipaggi delle antiche repubbliche nella piazza Umberto I di Trani, e da lì poi ci sarà l'avvio del corteo storico da Trani verso Amalfi, con uno spettacolo finale che si prevede poco prima della mezzanotte di fuochi pirotecnici che illumineranno il lungomare di Amalfi. La giornata di domenica invece è esclusivamente dedicata al palio. Una competizione che inizialmente è nata in maniera simbolica. I primi atleti dell'equipaggio di Amalfi negli anni 50 erano i pescatori, oggi invece siedono a bordo delle imbarcazioni grandi campioni del canottaggio, medagliati olimpici e nazionali. È una competizione quindi che ha cresciuto il suo livello e anche il suo interesse, e che quest'anno promette di dare vera battaglia, perché gli equipaggi si sono tutti notevolmente rafforzati, e la sfida di Amalfi è particolare perché tra le città di Genova, Pisa e Venezia, e l'Amalfi ovviamente, è l'unica che si affronta in mare aperto. E quest'anno, oltre alla collaborazione degli sponsor che arricchiscono il programma delle iniziative grazie al loro contributo, abbiamo una partnership particolare, perché il programma vero e proprio della regata storica inizia venerdì 3 giugno la sera con una serata particolare, e qui lascerei la parola all'amico Pippo Velo per raccontarci qualcosa. Salve a tutti. Posso usarlo? Provaci. Ci provo. Allora, intanto salve a tutti, grazie. Grazie sindaco, grazie Ceppino, grazie Silvia. Sarà un evento speciale, sarà si chiamerà Kiss Play Summer 2022 in nome della compilation estiva di Radio Kiss Kiss, che ormai raggiunge le vette della classifica. Ti ha acchiappato Silvia, che è a me, no, è a te. E che non posso alzare troppo la voce perché sennò poi domani non ce l'ho. Allora, dicevo, si chiama Kiss Kiss Play Summer come la compilation di Radio Kiss Kiss. È una serata concerto, una serata evento che faremo in collaborazione con Amalfi, con la regata
e vi assicuro che sarà un evento molto bello, un evento concerto con tanti nomi della musica più bella, perché Radio Kiss Kiss trasmette la musica più bella, e la musica più bella sarà presente al palco, sul palco di Piazza Municipio, dove Adriana Petro ed io, che siamo i conduttori del mattino del Pippo Pelo Show su Radio Kiss Kiss, condurremo questa serata, che sarà tra l'altro in diretta streaming anche su tutte le piattaforme social e su kisskiss.it, e un resoconto dell'evento andrà anche su Kiss Kiss TV al canale 158 del digitale terrestre. Siamo molto felici perché questa è la prima tappa, è il ritorno vero della musica e degli artisti in piazza. Lo facciamo ad Amalfi, che è un gioiello nel mondo, e noi, essendo l'unica rete radiofonica nazionale che parte dal sud, siamo fieri di poter portare Amalfi in tutta Italia, di far vedere e sentire la voce del pubblico di Amalfi a coloro che saranno all'ascolto della radio e anche attraverso l'ascolto della TV e le piattaforme streaming. Quindi... Io ci provo, ma un nome non si può dare. No, perché è tutto work in progress, okay. Quindi diciamo, naturalmente noi rispettiamo la volontà anche della radio. Anche della radio, perché la radio ha deciso di annunciare i nomi via radio, esatto, essendo noi un mezzo, esatto, di comunicazione, cara Silvia. Ci ho provato. I nomi saranno annunciati via radio nelle prossime ore, ma vi assicuro che sarà una bella musica e sarà una bella festa, quindi vi aspettiamo tutti. Grazie. Bene, allora, per quanto riguarda, voglio dire, questo avvenimento, io ho due piccoli lanci che sono legati soprattutto all'affetto che ho, perché l'ultima regata è stata quella del 2016, che voi ben ricordate, è stata un grandissimo appuntamento anche con tante innovazioni, e ritornare finalmente dopo 6 anni e partecipare sostanzialmente alla ripartenza, quella ripartenza anche soprattutto turistica, e dove il significato di stare qua è quello anche di comunicare soprattutto e di consigliare chi volesse venire ad Amalfi in costiera di utilizzare le vie del mare, e grazie anche alla Travel Mar abbiamo un supporto veramente strategico. Ma soprattutto quest'anno, io l'ho detto già al sindaco, per me questa regata è la dedico al cuore, la dedico alla pace, perché è un momento anche particolare dove il significato, soprattutto pure degli atleti che partecipano con grande sportività, ha questo messaggio anche assolutamente universale. Quindi che sia realmente la regata del cuore. Dopodiché io volevo invitare anche il sindaco non a farne diciamo una polemica. Noi abbiamo qui tutti questi amici, colleghi che sono sempre presenti e ci seguono. Dopo ben 65 anni noi abbiamo la disfunzione di comunicazione con il primo comunicatore nazionale italiano, ovvero la RAI. Praticamente la RAI, che ha l'obbligo pubblico di affrontare, voglio dire, quello che è un appuntamento così storico, in questo momento è ancora assente nella sua interlocuzione. Tra l'altro abbiamo presente altri programmi televisivi come Camper di Rai 1, Radio 1, eccetera, ma la RAI, nel suo obbligo istituzionale di seguire, tra le altre cose, non abbiamo ancora nessuna risposta, nonostante sia stato sollecitato questo grande amministratore delegato, che proviene dal teatro lirico e non so nemmeno cosa abbia a che fare con l'amministrazione del management di un'azienda così importante. Noi non abbiamo ancora ad oggi una comunicazione. Certamente i 4 sindaci solleveranno questo reclamo, che vi invito anche a segnalare in questo momento, che è di una gravità unica, perché per 65 anni, ragazzi, la regata storica è un appuntamento fisso dove centinaia di addetti si dedicano. Questo qui è un momento che va rispettato, anche perché la nostra cultura non va vilipesa. Questo, scusatemi lo sfogo, ma sono abbastanza arrabbiato su questo argomento. Grazie. Il calore delle parole di Geppino ci fa capire quanto sforzo ci sia nell'organizzazione di questo evento e quanta storia, insomma, necessiti di essere
sempre custodita e conservata. Io, diciamo, ai colleghi ho solo un'informazione tecnica da dare, che è quella legata agli accrediti stampa. Ci sono tutti i dettagli legati alla tre giorni e a chiusura della cartellina trovate come effettuare la richiesta di accredito per essere con noi e tifare Amalfi. E non so se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda. Io volevo fare una. Prego. Sono velocissimo, una cosa al sindaco. Intanto una testimonianza personale, io ho il piacere nel 2012 e nel 2016 di essere, insomma, lo speaker della manifestazione ed ero molto concentrato, sindaco, sul corteo. Io non conoscevo l'evento ed ero molto preoccupato, il corteo, i dettagli. A un certo punto mi disse: guarda, ma la cosa più importante che tu devi dire, Amalfi ha vinto la regata. Perché è competizione vera, lo dico anche ai colleghi, cioè non crediate che sia una gara rievocativa. Devo dire che quella del 2012 è stata indimenticabile, quell'arrivo testa a testa, il cui esito, insomma, sconvolse tutti noi, fu meraviglioso. Ma anche nel 2016 ci fu quel derby con Venezia, con, voglio dire, un clima davvero agonisticamente molto intenso. Allora, primo volevo sapere se ci sarà questa tensione agonistica, sindaco, come vede l'equipaggio di Amalfi che in casa... Il sindaco sta già tremando. Il sindaco è già in piena adrenalina. E secondo, vorrei che, lo dicevo un po' anche Geppino Petra, mi piacerebbe che lo dicesse anche lei. Questa è un po' la prova generale di quel ragionamento sul turismo di qualità, su Amalfi destinazione turistica che lei ha immaginato presentandolo un mesetto fa, credo fossimo agli Arsenali. Ecco, volevo capire come questa prima grande prova della regata, spalmata su quattro giorni addirittura, perché poi c'è anche l'evento culturale del giovedì, sia in qualche modo il modello che voi state pensando per Amalfi, luogo della pace, dell'accoglienza, della solidarietà e della grande forza. Allora, lo ricordavo prima, la regata ha un significato rievocativo nella sua mission culturale, ma è anche di celebrazione, di amicizia tra quelle che sono le realtà che rappresentano la grande tradizione marina regiale. Immaginate che gli stemmi di queste quattro città sono al centro del vessillo della marina militare, quindi sono universalmente riconosciute come le rappresentanti di questa grande tradizione del Medioevo. La competizione vige per quegli 8 minuti di gara e ovviamente nel corso degli anni la presenza di atleti e di campioni ha cresciuto ulteriormente la competizione, quindi tutti si sono messi alla ricerca nell'ambito dei bacini consentiti per il coinvolgimento degli atleti dei migliori. E quest'anno, come vi ho anticipato, anche Genova e Venezia hanno ulteriormente rafforzato equipaggi per competizioni che nel corso degli ultimissimi anni, almeno in 3 occasioni, sono finite nel giro di pochissimi centimetri, quindi al fotofinish, e soprattutto all'edizione del 2012 fu necessario guardarla più volte per essere certi di questa vittoria. Tra l'altro fu una sorpresa enorme perché noi eravamo posizionati sulla angusta tribuna. Ma la squadra com'è quest'anno? È una squadra buona. È una squadra che resiste alla Serie A. È una squadra buona. Genova e Venezia, insomma. Ma è importante che arrivino ai 300 metri allineati, poi Amalfi lì, poi la parte di poi per quanto riguarda l'altro aspetto, colgo l'occasione per rilanciare questo progetto molto importante che è il piano di sviluppo turistico della città di Amalfi. Faccio un cappello per i 2 giorni che anticiperanno il 3, 4 e 5, cioè tra l'1 e il 2 di giugno ci sarà una serie di presentazioni, di eventi a Corredo, e soprattutto sarà l'occasione per presentare una intensa attività di recupero e salvaguardia di alcuni beni culturali della città di Amalfi. In particolare, questa è una novità assoluta che vi lancio, sarà scoperta la statua di Flavio Gioia, il mitico inventore della bussola, che sorveglierà dall'alto tutti i partecipanti, le autorità e gli equipaggi al momento della premiazione che avverrà a Piazza Flavio Gioia dopo il Palio Remiro, ma anche il vecchio gonfalone della città di Amalfi, le lapidi commemorative alla Porta della Marina e soprattutto nel corso della regata sarà possibile ammirare il vecchio galeone in legno, l'unico esistente ad oggi perché il primo andò distrutto alcuni decenni fa, nella sede dell'Arsenale della Repubblica. Un galeone che ha un nome particolare, si chiama Vittoria. Vittoria perché dopo più di 30 anni accompagnò per la prima volta l'equipaggio di Amalfi per 3 volte alla vittoria tra il 75 e l'81. È un pezzo unico, è stato recuperato dopo un lungo e sapiente restauro
del cantiere Postiglione di Bacoli, e oggi sarà scoperto alla vista degli appassionati, dei curiosi, di tutti coloro che amano la storia della marineria italiana. Perfetto. Aggiungerei che sarà imbalsamato Fuertes, pure con Giuda Cepino. Abbiamo pure la fondando 1 e 2, quello della presentazione del film. E San Cartello. I nomi degli equipaggi li trovate tutti quanti in cartella. Tifiamo Amalfi, tra l'altro sono 11 in totale i campioni che intrecciano i remi rivali, però insomma noi vantiamo Giovanni Abbagnale, medaglia di bronzo alle Olimpiadi a Rio nel 2016, Abbagnale con 2B sarebbe il campione del mondo nonché figlio di Giuseppe Abbagnale, Salvatore Monfrecola campione del mondo under 23. Però, vabbè, ma volete vincere facile, mangiamo anche quelli degli altri. Vi interessano anche voi degli altri, no? Vi trovate tutti quanti qui. Però insomma, tifiamo tutti Amalfi, vi aspettiamo tutti ad Amalfi. Grazie. Comunque, grazie. Grazie a tutti coloro che poi ci hanno dato e sostenuto con una grande mano, da quelli, c'è qui per esempio questo bellissimo cavallo che è stato realizzato da Peppe Durante, che è qui, e tutti gli amici soprattutto del nostro comitato che si stanno prodigando tantissimo per la riuscita di questo evento, di questa manifestazione. Radio Kiss forse voleva proporci povero gabbiano, ho detto guarda, ad Amalfi poveri gabbiani non ce ne sono. Non ce ne sono, sono tutti ricchi. No, c'è un'altra informazione importante, per questo vi suggeriamo di raggiungerci via mare, perché ci sono delle limitazioni al traffico ovviamente nei giorni della regata. Sì, però lì sono sabato 4 giugno nel tratto interessato al transito del corteo, cioè tra il bivio di Castiglione di Ravello e il bivio di Lone di Amalfi. Il traffico sarà interrotto dalle 19 alle 21, mentre nella giornata di domenica 5 giugno sarà interrotto nello stesso tratto dalle 17.30 alle 19.30. Allora, Amalfi ha già una carenza strutturale di posti auto, per l'organizzazione della regata e per altre situazioni contingenti ne abbiamo ancora meno, per cui io faccio un caloroso invito, una raccomandazione, potrei fare un ordine, lo farei, ma insomma non mi è dato di utilizzare i traghetti, anche perché Travelmark è il nostro partner nell'organizzazione, in particolare per le serate del 3 e del 4 ha previsto delle partenze dopo mezzanotte da Amalfi, quindi è possibile godere della serata Kiss Kiss a Piazza Municipio e dello spettacolo dei fuochi dopo l'organizzazione del corteo in tutta tranquillità. Sindaco, mi permetto di aggiungere che perché prevediamo appunto un grande afflusso alla serata di venerdì, noi di Radio Kiss Kiss siamo già organizzati, potete vedere alle vostre spalle come, quale sarà il traghetto che vi porterà. Va benissimo, grazie ancora a tutti per essere stati con noi stamattina. Okay. Sì. Ciao, sono Francesco Truono.